Le telecamere di Rai News sono entrate al centro di identificazione ed espulsione di Gradisca di Sonzo. Per Galadriel Ravelli della Tenda per la Pace e i Diritti, che è la ragazza che vedete alla guida, risulta evidente la necessità di ingressi periodici proprio per monitorare e assicurare l'assistenza legale. Così, nell'ambito della campagna Lasciateci Entrare, un'ampia delegazione ha avuto modo di entrare e visitare il CIE. Insieme ai deputati Sarubi del PD e Monai di Italia dei Valori erano presenti il sindaco di Mariano del Friuli, assessori dei diversi comuni di Gradisca di Sonzo, Monfalcone, Romas di Sonzo, di Cervignano del Friuli, della provincia di Gorizia e diversi consiglieri provinciali. Avete presente un carcere? Ecco, la situazione è peggiore. Almeno in un carcere sono previste attività sportive e ricreative, consentito il possesso e l'uso dei telefoni cellulari e per i detenuti è a disposizione un locale mensa dove consumare i pasti, cosa che al CIE di Gradisca è precluso. A Gradisca sbarre, lucchetti, 4 ore d'aria al giorno, permanenza che in alcuni casi supera i 10 mesi, non c'è mensa, mangiano nelle stanze, bagni alla turca. Tra i 67 ospiti, oltre il 50% fa uso di psicofarmaci e per ognuno di questi ospiti lo Stato spende 45 euro al giorno. A Ponte Galeri abbiamo visto diversi atti di autolesionismo. Qui ci sono atti di autolesionismo? Sì, c'è qualcosa, non tantissimi. C'è stato un periodo che c'erano di più, adesso un po' di meno. Ci sono atti di autolesionismo, però su 5 atti di autolesionismo 4 sono leggerissimi, più dimostrativi, nel senso per venire qua a parlare, soprattutto se c'è qualche infermiera gradevole che è di bell'aspetto, allora vengono più facilmente, eccetera. Qualche volta ci sono dei momenti in cui uno l'altra volta ha sbattuto la testa e quindi ha avuto una grossa ferita qui al sopracciglio, che è stato subito mandato all'ospedale, eccetera, eccetera. Ho saputo che in vari CIE c'è l'usanza, tra virgolette, di dare anche dei farmaci, come posso dire, insomma, per psicofarmaci. Psicofarmaci, calmanti. Cioè, quanta è la percentuale di psicofarmaci qui sul totale? Cioè rispetto a 100, esatto, rispetto a 100 quanti ospiti prendono psicofarmaci? Circa il 50%. 50%. Ma perché prendono psicofarmaci? Perché li prendevano prima nelle carceri, anzi noi lottiamo, io ho preso quasi un pugno l'altra sera, perché loro vengono già qui pieni di imbottiti di farmaci, o perché li prendono nelle carceri da dove provengono, o gente ex tossicodipendenti che quindi prendevano droghe, qualcuno continua a prendere. In terapia da lunga data con Akineton e Largactil, episodi improvvisi di violenza se non assume tale terapia da lui ritenuta indispensabile. Quindi in questo caso o gliela do, è il signor Chalouf convinco che, con le buone, che dice di volerla. Dico, in questo caso è l'ospite che dice di volerla, dice da lui ritenuta indispensabile. Poi valutiamo noi, però diciamolo. Scusi, questo da lui ritenuto indispensabile? Sì, perché sta bene prendendola. Cioè lui dice, io a questo punto non posso più fare a meno della terapia. Sì, dice, però scalandola o cambiando si può e fare. E ci sono anche però terapie date a insaputa dell'ospite? Cioè psicofarmaci, nel senso che tutti gli ospiti che prendono psicofarmaci sanno di prendere psicofarmaci. Sì. Mettiti a essere qui da 100, questo è cavallo o no? Essere qui, tre essere qui da 100, e io 22 anni, ce l'hai 22 anni, prendi questa terapia. Ma ognuno li prende da soli questo qua? No, si va dal... ma il medico ogni giorno li dà 3-4, eccetera. Centro di identificazione? E alcuni di loro mostrano carte d'identità e tessere sanitarie italiane. Ad accompagnare la visita al CIE erano presenti anche i responsabili della cooperativa Connecting People e i referenti della prefettura di Gorizia. E dalla visita è stata data ampia rilevanza all'aspetto dell'assistenza sanitaria e legale. Per il sindaco di Mariano del Friuli, Cristina Visintin, per la prima volta in visita in un CIE il problema più urgente è quello della lentezza burocratica. Scusi. Anche i nostri diritti si sono violati, di tutto, no? Parliamo di tutto, di qualsiasi cosa. Lui ce l'ha i documenti, ce l'ha di tutto. Ma il Marocco non li vuole? Sì, ma ce l'ha i documenti. Ma il già paese? Perché mandano gente che senza documenti e lasciano in Italia i documenti? Tu hai senti, documenti? Signora, sì. Signora. Ho avuto anche il permesso di giorno. Signora, è già passato dal consolato a Roma. Ah.
già passato. Guarda, Roma, Caltanissetta, tre consolati, tre. E qua, un anno, sei mesi. Che è arrivato fatto io? L'anno scorso sta a Ponte Galliano, quando è stato? Solo perché non c'è documento, rimani qua un anno, sei mesi. Alza la mattina, vedi solo bisborra, dormi, vedi solo bisborra, e tutti quanti siamo nella merda veramente. Per i miei figli, li ho fatti, per i miei figli, 11 mesi, i 6 giorni o 7 giorni, se non mi sbaglio, che sono qua, ho fatto un giro d'Italia, 5 volte che non mi rimpatriano, mi vogliono rimpatriare, 5 volte che mi portano dal consolo di Palermo e non mi rimpatria perché ho il motivo. Padre di due cittadini italiani. Qua siamo sequestrati 24 ore su 24 ore, credetemi. Guarda la condizione qua dentro. Sì, però se da Torino, mi hanno portato a Palermo, al centro di Volpeta. Dopo mi hanno portato a Trapani, dopo Trapani a Brindisi. Dopo Brindisi mi hanno fatto tornare di nuovo a Trapani. Dopo Trapani mi hanno portato qua. Cinque mesi e mezzo che sto qua. Questo CIE è quanto di più simile a un carcere che io abbia visto nei miei giri italiani. Sì. Per certi versi anche peggio, nel senso che in carcere almeno c'hai la possibilità di avviare dei percorsi di lavoro, eccetera, e qui non ce l'hai. La cosa che mi stupisce sempre andando a vedere i CIE è la disomogeneità delle regole. Vi faccio un esempio. Questo è un iPhone, no? Uh-huh. Con questo tu puoi entrare a Trapani. Uh-huh. Certo. Lo puoi tenere dentro, ci puoi fare le foto, ci puoi fare i video e ci puoi chiamare. A Roma puoi entrare con un telefono normale che però non faccia le foto, al CIE di Ponte Galeria. Qui non puoi neanche entrare con un telefono normale, no? Tanto per fare un esempio. Certo. No? Quindi, e questa è già una regola. Altra regola, a Roma o con in altri CIE tu mangi in una mensa, qui non puoi mangiare in una mensa. Perché? Per motivi di ordine pubblico, ma come a Roma non so gli stessi motivi. E siccome c'è un turismo dei CIE purtroppo, io qui ho incontrato gente che avevo già visto a Ponte Galeria. Mi riferivano a questo tuo concetto, no, cioè, non permetto di dare del tuo. Allora dico, come mai qui diventa pericoloso mangiare a mensa e a Roma non lo è? Certo. Tanto per c'è questa discrezionalità enorme per le prefetture. Dalle varie prefetture. E spesso anche dalle maggioranze politiche, se vogliamo dirla così, perché il prefetto a volte risente un po' le maggioranze politiche. Giuro, l'hanno buttato da giù, crede in me. C'è tipo polizia che entrano qua, buriachi, sai, buriachi. Giuro, buriachi. Sì, ti lo giuro. E dici, mazza. Mancarello, anche col gas. Anche col gas. Ti lo giuro, non ti dico bugie. Siamo ospite, non hai detenuti. Ho un attentato di fuga, l'hanno preso uno dal tetto, l'hanno cominciato a picchiare. Noi ho cominciato a gridare. Oh, lasciatelo vivere. Quanto tempo fa questo? Era a Ferragosto. Era Ferragosto. La squadra sono entrate proprio dentro. Te lo giuro, è entrato anche in nostra stanza, hanno cominciato a picchiare la gente. Io ho fatto una denuncia, ma nessuna risposta. Perché? Esplosivo. Ho visto certamente una persona. Ora non sono. Come posso dire, non sono un neuropsichiatra, quindi non è che ho la diagnosi nasometrica, però c'era una persona che se non era autistica poco ci mancava. Era veramente borderline, un signore dell'India. Rispetto a una persona di questo tipo, no? Uno si chiede, ma che ci fa qua dentro? Non starebbe meglio in un ospedale? Tanto per dirne una. Oppure ci sono varie persone, e questo guardate mi dà l'altra faccia della medaglia, dello sfruttamento che c'è dietro su molte persone. Ce n'è uno che mi ha fatto leggere, perché aveva fatto una causa di lavoro, mi ha fatto leggere tutte le ditte che l'avevano assunto, erano quattro ditte a rotazione, guarda caso dello stesso proprietario, che ogni volta gli facevano avviamento cessazione, e lui quindi per 5 anni ha continuato a lavorare con queste quattro ditte. Quando il proprietario o è fallito o è stato scoperto, quindi ha mollato, lui si è trovato senza lavoro, ed era un lavoro che faceva da tempo, documento scaduto, arrivederci e grazie, e adesso sta qua dentro. È diventato un numero. Esatto. Qua non c'è nessun diritto. Ma perché a Roma, per esempio, a Roma danno 10 euro quando danno 5 sigarette? 5 sigarette di mangiare al giorno, e guarda che sigarette! Niente, fa schifo. Mangiate qua, no? No, mangiamo dentro. Dove? All'istanza. Guarda che sigarette! Prima sono stato 6 mesi a centro di accoglienza di Modena. Ho fatto 6 mesi proprio, centro d'accoglienza però. Sì,
Non CIE. No, centro di accoglienza, quello che è a Modena. CIE allora. Sì, come okay, questo CIE. Centro. Okay, CIE, sì. Ha fatto 6 mesi. Poi è uscito. Mi ha condannato 8 mesi da carcere per l'articolo 14. E come fai? Viviamo sempre a centro o a carcere per documenti? Certo. Allora faranno qualcosa per noi. 1 anno e 6 mesi non è poco, no? Per niente della nostra vita, per niente. Cosa facciamo? Si spacciano entro il carcere, si rubano, si cammina anche senza niente dentro. Era la carcere quella, non hai carcere. Giro 2 ore e te lo davano 5 sigarette. Ma non te lo dico, entra e vedi il bagno come, come il bagno. Perché tu hai una condanna in corso? No, non c'è una condanna, mi portate dal mezzo strada io. Okay. Sono girato con mio amico, mi portate i commenti, non ci andiamo al costora, dopo il costora portatemi qua. Perché? Beh. Il clandestino, quando è uscito di qua, la polizia mi ha mandato un foglio di via per esco di questo paese. È andato alla Svizzera. Quando è andato alla Svizzera è stato 9 mesi. Quello l'ufficio migrazione di Roma ha chiamato alla Svizzera per portare a me di qua, di nuovo. Perché io sono scappato d'Italia. Ho fatto 9 mesi e 15 giorni solo per documenti. C'è un italiano che pronto a offrire a me una casa, un contratto di lavoro. Loro mi vogliono mandare in Senegal. Io ho già preso decisione per andare. Perché te la metti qua, ti tratti male come un animale, noi non siamo un animale. Siamo persone romane come tutti voi. Nessuno che fa un reato è qua. Ma io ho detto, meglio che fai reato te la porti in galera, fai quello che vuoi, sei più tranquillo di in galera di qua. Perché io ho fatto là in galera, lo so come funziona, ho fatto qua. Poi mi hanno tirato fuori perché non hanno neanche una prova sufficiente, mi hanno dato 2 anni appena sospese. Sono 6 mesi, loro non mi danno, fanno qui 1 anno e mezzo, perché? Perché cosa? Fatto reato? Non ho fatto niente. Non ho fatto niente. Ho fatto galera, non ho fatto niente, sono poliziotto, sono un bravo ragazzo. Vi faccio un altro esempio che ho visto qua dentro, c'è un ragazzo cinese che non ha documenti adesso, ma ha con sé un attestato di un corso regionale di cuoco frequentato con profitto dalla regione Lombardia. Domanda abbastanza stupida è, ma se lui ha frequentato questo corso di cuoco e pasticcere in regione Lombardia, qualcuno che l'avrà identificato in regione dovremmo Lombardia sapere chi c'è è. O non c'è? Lo sapranno chi è o chi non è? Ecco, se voi sapete chi è, perché improvvisamente arriva il CIE e non sapete più chi è? Perché la legge ti dice che se il documento è scaduto l'unica alternativa è il nulla osta del consolato. Il consolato tarda ad arrivare e lui sta un anno qua dentro senza aver fatto nulla, sta in carcere. Cioè è proprio la legge qui che va cambiata. C'è qualcosa che non funziona. Allora, siccome le leggi sull'immigrazione normalmente si fanno su spinte elettorali, temo che se in questo periodo si cambiasse sarebbe ben peggio, però mi auguro che dopo le prossime elezioni si possa anche rivedere un po' tutta la disciplina, perché così non ne usciamo. Insomma, io ormai sono anni che giro per i CIE e ogni volta le problematiche sono quelle. Lascio la mia famiglia qua, l'unica famiglia che l'ho costruita con le mie mani. Però non sei sposato, no? La problema è quella, io appena esco mi sposo. La problema è quella, appena esco mi sposo. Il consorzio Connecting People riferisce di percepire 43 euro al giorno per ogni cittadino trattenuto ed è evidente che con questa cifra non sia possibile garantire standard minimi di vivibilità in questi centri. In molti altri in Italia si è addirittura scesi a 25 euro pro capite. Raccontare dati e numeri non è solamente riduttivo, è semplicemente disumano quanto lo è un sistema di detenzione amministrativa che va rivisto nel suo complesso. L'Italia è un paese di frontiere ed è quanto mai indispensabile creare un sistema di identificazione d'accoglienza di cui non doversi vergognare. Sbattiti i nostri diritti, per meno un po' di luci, non siamo terroristi o camorristi, siamo umani.